Allora, buongiorno, vediamo stamani e continuiamo l'argomento dell'innesto, degli ornamenti amovibili, e vediamo appunto come l'ultimo argomento appunto sono gli innesti, come questi diciamo, vengono definiti e come, che tipologia abbiamo e come funzionano. Abbiamo visto fino ad oggi elementi che hanno la caratteristica di collegare due alberi in maniera solidale, va bene? Abbiamo visto il giunto, abbiamo visto profili scanalati. Qual è innanzitutto la differenza, e vedremo anche nello sviluppo dei vari tipi di innesti, la differenza tecnica che classifica gli innesti dai giunti? La differenza sostanziale è appunto che, a differenza dei giunti, l'innesto permette lo sgancio e riaggancio degli alberi, quindi albero motore e albero condotto, senza ricorrere allo smontaggio del componente stesso. Se noi per esempio abbiamo un giunto a dischi e vogliamo scollegare l'albero condotto dall'albero motore, dobbiamo necessariamente smontare il giunto, scollegarlo, altrimenti non avremo la trasmissione del moto. Appunto, nell'innesto noi vedremo lo sgancio e riaggancio dell'albero condotto dall'albero motore avviene di fatto senza agire sul componente stesso, vero? O meglio, senza doverlo smontare, senza bisogno di chiavi, di attrezzatura, ma lo smontaggio, ma diciamo lo scollegamento avviene utilizzando il meccanismo che costituisce l'innesto stesso. Quali sono i due innesti più famosi, diciamo, che noi possiamo conoscere? Sono appunto i freni e le frizioni. Freni e frizioni sono due tipi di innesti perché, come ben potete immaginare, come funziona un freno? Un freno cosa fa? Permette di collegare e scollegare un apparato, che è l'impianto frenante, dalla ruota. Chiaro? Quando lo collego, ho nel collegamento, non è la trasmissione del moto, ma è dissipare l'energia cinetica in energia termica. Quindi permettere di rallentare il vostro veicolo. Quando lo scollego, chiaramente il freno è disattivato e la macchina funziona senza nessun tipo di problema. Altro tipo di innesto che vedremo sono le frizioni. Qual è il compito della frizione? Il compito della frizione è quello di collegare attraverso la forza d'attrito due organi in movimento. Per esempio, nell'automobile la frizione ha il compito di collegare l'albero primario che attraverso il volano dà il moto alla frizione con, attraverso la trasmissione e il cambio, arrivare alle ruote e quindi permette di collegare il volano con le ruote attraverso i vari alberi di trasmissione. Quindi anche in questo caso la frizione che compito ha? Ha il compito di scollegare e collegare l'albero di trasmissione all'albero motore. Se non ci fosse la frizione cosa succederebbe? Per esempio. Come si cambiava senza frizione, c'è grattugia in mezzo all'ambito. No, a parte quello, a parte la parte operativa, mettete che tu abbia una macchina solo il motore, collegato direttamente alle ruote. Quando arriva un semaforo, che devi fare? Il problema è che c'è una partenza, la forza No, di prima di partire, te arriva il semaforo. Lo devi in senso. Devi spegnere la macchina. Dovresti spegnere tutte le volte il motore, va bene? Questo è il problema. Se non avessi la frizione, Ma e poi o diminuire la velocità. diminuisce la velocità, ma se il motore non ti ritratta, sono tu freni, sono tutti fermi. Sì, però se uno si avvia piano, vedete che è rosso, Sì, ma non è. ma il Ma motore non ti se, resta in ma se moto, c'è non ti tra, ma fermi. se c'è traffico davanti, non è che Ma è puoi. uguale, anche se non c'è traffico, c'è nessuno, sta da Il ridere. problema è che non Se c'è il avanti. rosso, ti devi fermare, come fai? Devi spegnere il motore. Aspetta un prima. Già c'è una Ma frizione. prima devi mettere il Ma posso mettere un folle Lo direttamente, so, lo sto troppo? per. Cioè, tipo, si Non è parla che di è pericoloso rosso, senza rallento attenzione. tutto, Ma però. non puoi rallentare perché il motore non ti permette di rallentare. No. Cioè, te tu levi il gas, tu riduci la coppia sul motore, Ma il motore così. va più piano, ma non si ferma, Ma non tira il andare. motore c'ha ancora i giri Va minimi di in motore. minimo, ma va, non ti fermi.
riesce a muoverlo. Mentre la frizione ti permette di mantenere il movimento, l'energia del motore indipendente da quelle delle ruote, perché te lo scollega e te lo collega, o te lo collega o te lo scollega. Chiaramente quando vuoi cambio di velocità, affinché gli ingranaggi ingranino con la stessa velocità e senza avere uno sforzo sull'altro, tu pigli la frizione, perché altrimenti mettere una marcia con la coppia motore, con la coppia resistente, la coppia motore insieme, non tu troveresti mai in modo di farli ingranare, perché te quando devi far ingranare due ingranaggi che hanno numero di giri diverso, coppia diversa, non riusciresti mai a farli ingranare. Quindi quando si ingrana deve sempre avere la stessa velocità. Per fare questo, come vedremo, c'è o il sincronizzatore, o se no quando tu metti un ingranaggio su un altro devi ricevere un urto, portarsi alla stessa velocità e poi ingranare, come avviene una volta nelle macchine senza sincronizzatori, la vecchia 500, la necessità di fare la doppietta. Partiamo da, quindi noi abbiamo gli innesti, sono freni o frizioni. Partiamo dalla frizione, va bene? Noi abbiamo detto, abbiamo vari tipi di frizioni. Abbiamo le frizioni piane e le frizioni coniche. La frizione piana è quella solitamente più comune, perché seppur meno efficiente, che vuol dire? Vuol dire che trasmette meno coppia, è però molto utilizzata. Perché? Perché trasmette più attrito. Perché? Perché questo è il cono di frizione. Quando io avanzo il disco 4, il disco 3, sul disco 1, chiaro? Il ferodo che si forma qui, via via io spingo avanti, la forma conica aumenta la forza premente, quindi aumenta la forza di a parità di efficiente d'attrito. Esatto. Quindi io più che spingo, più che ho forza. A differenza, diciamo, della frizione piana, dove la spinta è generata solo dalla molla, non dalla forma conica e geometrica. Perché però la frizione conica è meno utilizzata? Perché cosa è il problema? Che quando io ingrano la frizione, cosa succede? Questo icono, qui nasce la forza d'attrito, va bene? La forza d'attrito è sia in questa direzione, sia in questa direzione. Chiaro? Quindi la forza della componente d'attrito che nasce genera una doppia componente, genera anche una componente assiale. Per cui quando io vado a disinnescare la frizione, la forza d'attrito impedisce delle volte il disinnesco e quindi rimane attaccata, c'è il rischio di bruciarla, perché quando io voglio sganciarla il moto retrogrado, la molla che la richiama, non ce la fa a richiamarla, perché la forza d'attrito si rimane impiccata dentro, cioè si rimane bloccata, e questo può essere un problema, ed è il motivo perché le frizioni coniche non vengono spesso usate, ma vengono sostituite dalle tradizionali frizioni piane che siete abituati a vedere nelle macchine. Questa è di una macchina. Quando sono bloccate bruci tutto, perché non disinnesti, rimangono attaccate, quindi riduce un po' la forza premente, perché un po' si allenta, rimane attaccata e si brucia, perché continua a girare, a slittare e si brucia, e comunque non ha un disinnesco del collegamento, continua a girarti, questo è pericoloso. E come se arriva il semaforo, tu metti la folla, la macchina continua ad andare. Oppure se prendi la frizione, la macchina si ferma. Allora, la frizione la usano nel principio, per esempio nei sincronizzatori. Allora, questo lo faremo bene il prossimo anno. Questo è come funziona un sincronizzatore. Allora, uno dei problemi maggiori che vedremo quando faremo ora legamenti è l'ingranamento delle ruote dentate. Le ruote dentate possono essere o a denti dritti o a denti liodali.
Qual è la differenza fra la nota dentata a denti dritti e la nota dentata a denti elicoidali? Questo lo faremo ora nel capitolo 7. Anche perché io cerco di prepararvi su tutto quello che è i componenti che costituiscono i sistemi meccanici, in modo che il prossimo anno, quando andremo a fare, o con un altro professore, se non ci sarò io, la meccanica e il dimensionamento delle ruote dentate. Ma proprio la seconda vera. C'è il rischio che sia. No, perché? No, per via, no. Oh, vedi. Se ho una protesta. Un dirigente decide, se il prossimo anno decide io non devo stare lì, accettare la sua decisione. Allora, la ruota dentata, vedete, a denti dritti, la A, o a denti liodali, la B. Va bene? Se io c'è una ruota a denti liodali, cosa succede? Come faccio a far ingranare questa ruota con questa ruota? Non riesco. La ruota sinistra e la ruota destra, non riesco a ingranarle. Cioè, come faccio? No, ho capito, ma quale immagine sto prendendo? Non vedo. La B. Ah, vediamo la ossa. Se io devo far ingranare con un moto assiale, il moto assiale vorrebbe dire in questa direzione, va bene? E voglio far ingranare queste due ruote spostandole assialmente. Se ho il dente dritto riesco, se il dente liodale non ingranano, perché io qui la forma di dente, vedete, mi impedisce lo scorrimento in questa direzione, le devo sollevare e poi scorrere, non posso farle scorrere, quindi sono sempre in impresa. Allora, come faccio qui? Voi sapete il cambio di velocità come è fatto. C'ho il primario, la ruota dentata, l'ausiliario, la ruota dentata, che qui c'è un rapporto di trasmissione. Poi c'ho le varie ruote di vari diametri, io ora ne fo due per semplicità, che ingranano il secondario e portano fuori il numero di giri. Quindi se qui ho 1000, a seconda della ruota ingranata, qui esce un certo numero di giri. Chiaro? A seconda dei diametri rispettivi. Allora, se io ho le ruote sempre ingranate... Che... Sì? Ma a seconda di questo monta giri? A seconda della marcia inserita. Se ho una presa diretta, che è la marcia più alta, se ho una prima, se ho una seconda, e via dicendo. Chiaro? Cosa succede? Io ho due possibilità. O ho gli ingranaggi sempre in presa, però devono essere liberi sull'albero. Se no trasmettono temporaneamente tutti il numero di giri, si spacca ogni cosa. O lo trasmette questa coppia, o la trasmette questa. Chiaro? Oppure se sono ingranati, bisogna che questa ruota sia più indietro. Se ingrana questa. Poi cosa fa? Sposto l'albero indietro, allora lo fo blu. Allora, questa ingrana con questa. E questa nel frattempo si è sganciata. Vi torna? Spostando l'albero in questa dire. Chiaro? Allora, se è come il blu, c'ho il vecchio cambio della vecchia 500. Denti dritti, non sincronizzati, con la marcia scollego e collego le ruote dentate. Motori moderni, e cosa c'ho? C'ho il dente liodale, sempre in presa. Il rosso, libere sull'albero, c'ho un sincronizzatore che invece è collegato sull'albero e si collega una volta con questa, una volta con questa e trasmette il movimento della ruota all'albero. Vedete come è fatto? E qui sono grandi mezzi della scuola guida. Non ho il materiale qui o non ho il materiale di là? Non mi ricordo dove ce l'ho. L'ho di qua. Intanto,
Avevi il video, me lo dovevo. Vediamo se l'ho qui. Vedete, un dente lioidale è fatto così, è inclinato, qui non permette l'ingranamento sotto carico. No, no, il rendimento è un altro problema. Il rendimento dipende, cioè la rosa conica c'ha il vantaggio della... Vedete, qui c'è la rosa è libera sull'albero, cioè non trasmette il movimento. E il sincronizzatore invece è collegato. Quando io voglio rendere il movimento della rosa solidale a quella dell'albero, come faccio a far ingranare questa rosa con questa? Sposto in avanti con questa forcella il sincronizzatore. Il sincronizzatore è fatto così. Quindi ciò. Che inizialmente quando io agisco sulla leva del cambio spingo avanti tutto questo pacchetto lo porto avanti nel profilo scanalato e lui ingrana sull'albero. Questo invece è folle, vedete? Quando voglio che questa ruota trasmetta un movimento a questo albero tiro avanti tutto il blocco. Nel frattempo che succede? Questo disco con il cono di frizione c'è qui, porta questa rosa a avere lo stesso numero di giri dell'albero, la trascina, chiaro? Perché con frizione fa attrito, però qui che cosa? L'attrito è minimo, non c'è il ferrodo, c'è il ferro, proprio per impedire che rimanga appiccata, sennò quando devo mettere la marcia avrei il cambio duro, chiaro? Diano avanti, quando arriva a fine corsa, cosa succede? Batte questa superficie con questa. Vince la forza della molla, schiaccia sulla molla e tira avanti la parte sopra, quella si chiama anello. L'anello è che fa? Davanti qui c'ha
i denti femmina di questi denti maschio, si ingrana i denti frontale e quindi diventa solidale alla ruota. Chiaro? E trasmette il movimento. Il sincronizzatore serve sempre due ruote dentate, se si sposta a sinistra unisce la ruota con l'albero, se si sposta a destra, quindi sostituisco la traslazione assiale delle ruote con il movimento del sincronizza. Mi torna? Nel compito ci sarà una figura, dovete spiegare come funziona, con numeri. Bene, quindi vedete, marcia inserita, allora folle. Folle, sincronizzatore collegato, ruota libera. Sincronizzatore viene avanti, cono frizione si toccano. Quando batte davanti, continua a spingere, l'anello lascia il manicotto e va il dente frontale a ingranare il dente frontale. Questa ruota e questa ruota sono collegate. E quindi il movimento di questa ruota viene trasmesso all'albero. Chiaro? Ci siamo? Beh. Questo è un esempio di dove viene usato il cono di frizione. Nei sincronizzatori di ampia velocità si usa il cono di frizione. La prossima volta facciamo la frizione piana, va bene?